Grazie Presidente. Ringrazio anche il relatore per lo sforzo, però le cose non stanno come ci ha detto. Ora, io mi rendo conto che sulla base delle intenzioni la Convenzione di Faro possa sembrare qualcosa di condivisibile e innocuo, ma non è così. Non è così soprattutto per un paese come l'Italia, in cui il patrimonio culturale, e vi prego di ricordarvi questa definizione, è quello che siamo, è quello che siamo, e poi tornerò su questo. E ratificare la Convenzione di Faro, perché ce lo chiede l'Europa, significa suicidarsi, permettetemi il termine, bevendo la famosa tazza di cicuta da soli, e questo noi non lo possiamo permettere. Questo giustifica la presentazione di una questione pregiudiziale. Purtroppo, e lo dico seriamente, nella lotta politica che avviene spesso qui dentro si è perso il senso della questione pregiudiziale. Viene utilizzata spesso in una diatriba, tanto per andare alla conta, tanto per bloccare qualsiasi procedimento. Ebbene, questa volta, di fronte al lupo che sempre tutti a parti invertite abbiamo gridato, la questione pregiudiziale è reale e riguarda veramente la nostra Costituzione e anche i trattati internazionali. Lo dico perché ci sono tre articoli in particolare, l'articolo 4, l'articolo 7 e gli articoli 15 e 16, sono quattro, della Convenzione che creano profondi problemi e vanno in contrasto con la nostra Costituzione. Ebbene, l'articolo 4, che sembra ridurre il campo della Convenzione, in realtà lo amplifica, perché dice che la fruizione del patrimonio culturale, ripeto, patrimonio, poi si capirà perché sottolineo questo termine, può essere limitata solo per proteggere il diritto della libertà altrui. Ad esempio, allora, anche il diritto alla libertà di religione. E allora a San Petronio, quell'affresco in cui Maometto è torturato dai demoni è a rischio se ci sono due comunità che la vedono in maniera diversa. E allora la Divina Commedia è a rischio, visto che già numerose associazioni musulmane ne hanno chiesto il ritiro dai piani di istruzione qui in Italia, visto che la Divina Commedia, che è nostro patrimonio, è già censurata in alcuni passaggi in paesi islamici, è un rischio concreto. Ebbene, questo per gli articoli 4 e l'articolo 7, che prevede una conciliazione fra comunità che la vedono in maniera diversa. E ancora più grave sono gli articoli, il combinato disposto degli articoli 15 e 16, che stabilisce sì che non ci siano conseguenze dirette dalla Convenzione, ma indirette sì di limitazione, perché si prevede che a livello europeo ci sia un comitato che possa disporre, indicare, prevedere azioni concrete per l'applicazione di questa Convenzione. Questo va dritto a sbattere con l'articolo 9 della Costituzione, che, badate bene, riconosce il valore del nostro patrimonio storico, artistico, culturale. Lo riconosce perché esiste da secoli prima della Costituzione. È qualcosa che viene ancora prima e che fa parte del nostro popolo, della nostra stessa essenza. E allora permettetemi di ripercorrere alcuni passaggi che la dicono lunga sulla Convenzione di Faro. La Convenzione di Faro è stata sottoscritta da 6 paesi in origine nel 2005 in Portogallo: Albania, Armenia, Bulgaria, Croazia, Lettonia e Portogallo, con tutto il rispetto, un pulviscolo rispetto al totale patrimonio dell'umanità. Noi ne abbiamo i 2/3. Io vengo dall'Umbria, basterebbe l'Umbria ad avere un patrimonio culturale superiore a questi 6 stati. Ebbene, è vero che se ne sono aggiunti altri 12 nel corso degli anni. Se volete ve li leggo, perché non l'ha fatto il relatore: l'Armenia, l'Austria, l'Azerbaigian, la Bosnia, la Croazia, la Finlandia, la Lettonia, il Lussemburgo, la Nord Macedonia, il Montenegro, la Norvegia, la Moldavia, la Slovacchia, la Serbia, la Slovenia. Guardate, non vi leggo la Gran Bretagna, la Francia e la Grecia, altra culla della cultura, perché non ci sono, perché non l'hanno sottoscritta e non l'hanno ratificata. Non veniteci a dire che siamo sempre in ritardo,
Almeno sulla cultura li potremo dettare noi tempi, almeno sul patrimonio culturale non siamo in ritardo. E dal 2005 non hanno sottoscritto questa convenzione il governo Berlusconi 2, Berlusconi 3, Prodi 2, Berlusconi 4, tutti siamo passati come centrodestra, centrosinistra e non l'abbiamo ratificata quella convenzione, non l'abbiamo sottoscritta e non l'abbiamo ratificata. Sapete quando è stata sottoscritta? È stata sottoscritta il 27 febbraio del 2013, due giorni dopo le elezioni politiche del 2013, quando ancora c'era il governo Monti, l'ultima polpetta avvelenata, l'ultimo regalo all'Europa. Il governo Monti ha sottoscritto questa convenzione, un governo privo di legittimità popolare. Nessuno prima aveva avuto l'ardire di suicidarsi e far suicidare un popolo intero sottoscrivendo un atto del genere. Ebbene, aggiungo, in un sussulto d'attenzione, nei 5 anni successivi, governo Letta, governo Renzi, governo Gentiloni, non è mai stata ratificata. Ci sarà un motivo e dobbiamo farlo noi oggi. Perché? Perché dovremmo farlo noi quando popoli un po' più furbi, persino i cugini francesi, se ne sono guardati bene? Vedete, quando si tratta di Europa, citare Monti è un po' come citare quel manifesto della campagna americana per le presidenziali con Nixon. Comprereste mai un'auto usata da quest'uomo? Ebbene, voi fareste mai decidere qualcosa che riguarda il paese, che chiede l'Europa, da uno come Monti? Noi no! E non intendiamo farlo fare da una maggioranza che prende ordini da Bruxelles, che prende ordini da Bruxelles, che ci ha imposto il Conte bis, che non è tanto diverso da un Monti bis. Ebbene, dicevo prima che le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti. Ebbene, qui ci sono, c'è il gioco delle tre carte nella traduzione di questo atto, perché si parla nel testo di patrimonio culturale. Va bene, patrimonio culturale, il patrimonio nella legislazione italiana ha una definizione ben precisa e sta scritto sul testo unico. Ebbene, nella traduzione che si trova nel Ministero della Cultura si parla di eredità, e si parla di eredità perché è immateriale e si specifica, fonte del Ministero, che volutamente si è tradotto eredità. Il termine cultural heritage è stato volutamente tradotto come eredità culturale per evitare confusioni e sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio. Ebbene, oggi scompare di nuovo eredità, torna patrimonio nel testo che ci propinate. Ebbene, tornando alla cicuta di prima, non è che appiccicando sopra la dicitura veleno, bevanda dal gusto forte, si cambia la cosa, si muore lo stesso. Non è che cambiando un termine, facendo i furbi, le cose cambiano. Questa è la realtà di quello che voi vorreste nascondere e occultare. Parlavo prima di esempi più o meno teorici. Però c'è un ultimo col quale vorrei chiudere questo intervento, che risale al 2016, alla visita del presidente iraniano Rouhani qui a Roma. Bene, quella visita nel 2016 si svolse ai Musei Capitolini, l'incontro fra Renzi e il presidente. Ebbene, c'erano delle statue di nudo, furono coperte per rispetto, fu detto. Ebbene, quello non è rispetto. Potrei citare Salvini, ma sarebbe un po' scontato, tuonammo in quei giorni. Ebbene, io preferisco citare Michele Serra, un'istituzione per la sinistra. No, non devo venire a dire a voi chi sia. Ebbene, sapete come commentò quell'azione? Disse che significava occultare noi stessi. Ebbene, noi, approvando quest'atto, occultiamo noi stessi. Ci fu una petizione, mi rivolgo alla collega De Petris e alla collega Nunes, che adesso hanno aderito a quella parte politica, di Sinistra Ecologia e Libertà, che diceva: chiediamo spiegazioni immediate e ufficiali su una scelta che consideriamo una vergogna e una mortificazione per l'altra cultura intese come concetti universali. Con questo voto noi non fermiamo le barbarie altrove, apriamo le porte all'oscurantismo in casa nostra e diamo la possibilità a chi l'ha chiesto di pretenderlo. Ebbene, io mi rivolgo anche al ministro Franceschini, che caso vuole era lo stesso ministro di allora, che disse:
Io e Renzi non ne sapevamo niente, è una scelta incomprensibile. Si poteva rispettare il... Minuto. Oggi può rimediare il ministro Franceschini che diceva di non saperne nulla. Può rimediare, chiedo un solo minuto, perché oggi può decidere, perché se si approva questo, lui non lo sapeva, oggi lo sa, non può dire di non saperlo, si dà il diritto a tutti gli altri di calpestare la nostra storia, la nostra cultura. Un ultimo appello lo rivolgo a tutti i colleghi, perché votare oggi la ratifica significa guadagnarsi un posto fra i traditori della patria di dantesca memoria, significa tradire gli italiani. Tradire la nostra storia, la nostra tradizione e la nostra civiltà. Bravo!